Oggi è quello che potremmo definire un video lungo e serio. Purtroppo i toni del video di oggi non possono essere scherzosi, perché comunque andiamo a trattare una tematica molto molto delicata. E soprattutto ci tengo a precisare una cosa: oggi andiamo a rispondere a delle tematiche che sono di carattere economico, non di carattere politico o geopolitico. Non ho mai avuto la presunzione di poter esprimere un'opinione di questo tipo di carattere, ovvero chi c'ha ragione, chi c'ha torto, eccetera eccetera. Vorrei non soffermarmi sulle classiche banalità di quanto è brutta la guerra. Spero che nel 2022 non serva un video su YouTube per dire che la guerra è una cosa negativa. Ma comunque, anche se sono tematiche che principalmente non trattiamo su questo canale, non possiamo nascondere che effettivamente vanno ad influire anche ciò che è di nostro interesse. Infatti, la domanda che più spesso ho ricevuto negli ultimi tempi è: ma i prezzi aumenteranno ancora? Che per quanto mi riguarda è sicuramente una preoccupazione forse frivola, data la difficoltà e la delicatezza del momento. Però comunque effettivamente c'è un caso di studio che può aiutarci più che altro a racchiudere storicamente un momento e a apprendere nuove nozioni, e comunque un altro pezzo di storia che si aggiunge. E sappiamo che la cosa migliore della storia, studiamo la storia per non ripetere gli errori del passato. Quindi, non sentendomi comunque in grado, o sapendo benissimo di non essere in grado di poter elaborare teorie, di potervi dire bene i prezzi si alzeranno, si abbasseranno, succederà questo, succederà quest'altro, ho deciso di mettermi in contatto con un professore universitario, il professore Raffaele Trequattrini, ex prorettore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, al momento professore ordinario appunto del corso di Economia e Gestione delle Imprese, e chiedere a lui, che è sicuramente una voce molto più autorevole della mia, ovviamente con delle idee che sono sicuramente frutto di anni di studio e di lavoro, esattamente com'è la situazione e come si potrebbe evolvere. La prima domanda che ho fatto è effettivamente la prima domanda che chiunque di noi farebbe ad una persona qualsiasi. Ve la lascio a voi. La prima domanda è quella, diciamo, un pochettino più importante a livello economico per noi italiani, anche se a livello conflittuale magari esula un pochettino. Dei vari settori economici di cui noi praticamente siamo quasi dipendenti dalla Russia, quale sarà il primo a soffrire terribilmente di un rialzo dei prezzi? Allora, intanto c'è da dire una cosa, che quando si analizza un evento di portata globale, come può essere una guerra, come abbiamo visto per esempio essere una pandemia, prevedere gli effetti sulle variabili micro e macroeconomiche è molto molto difficile, soprattutto in un mondo fortemente globalizzato, cioè in un mondo fortemente interconnesso. Diciamo, gli effetti derivanti da operazioni di questo tipo sono non facilmente prevedibili. Nel caso di specie noi possiamo prevedere forse meglio diciamo, gli effetti a breve termine. Quelli a medio-lungo termine sono un po' più difficili da calcolare, sempre che questo conflitto, come speriamo che non accada, duri per molto tempo. Chiaramente, diciamo, il settore che maggiormente allo stato attuale sembra influenzato dal tema della guerra è ovviamente il settore dell'energia. Noi sappiamo che l'Italia dipende per circa il 40% dalle forniture che derivano dalla Russia, e quindi chiaramente c'è da aspettarsi che su questo tema la nostra economia possa soffrire. È vero che noi in questo momento possiamo, diciamo, usufruire di una quantità di gas che è stoccata presso punti di stoccaggio, e quindi abbiamo delle riserve che ci consentono, presumibilmente almeno fino all'autunno, di poter resistere senza avere un vero e proprio shock energetico. Non solo, abbiamo la possibilità di aumentare la nostra produzione di energia, che in questo momento è stata limitata per scelte strategiche che forse andranno riviste da un certo punto di vista, e possiamo fare riferimento anche alla possibilità di acquisire forniture maggiori da quei partner che in questo momento noi in qualche modo abbiamo limitato, tipo l'Algeria, tipo l'Azerbaigian, tipo l'Olanda. Ci sono
diciamo, diversi canali che possono ulteriormente essere implementati e che, una volta terminate le nostre riserve, probabilmente ci potrebbero consentire di non risentire più di tanto dal punto di vista della fornitura di questo conflitto. Certamente ne risentiremo sul piano dei prezzi, questo è sicuro, perché chiaramente anche un incremento di forniture derivanti da questi partner diversi rispetto alla Russia prevedono la stipula di contratti nuovi, e quindi i contratti nuovi verranno stipulati a prezzi aggiornati, e i prezzi aggiornati chiaramente con uno shock energetico di questo tipo saranno ovviamente prezzi al rialzo. Chiaramente il tema dell'energia è un tema che poi coinvolge tutti gli altri settori, per questo dicevo prima il tema del collegamento è importante, perché in un'economia fortemente interconnessa l'incremento del costo dell'energia poi si porta dietro incrementi un po' in tutti gli altri comparti, a cominciare dalla logistica, dai trasporti. Cioè, io immagino che fra qualche tempo, per effetto dell'incremento del costo dei carburanti, anche i costi dei trasporti tenderanno ad aumentare. Poi va tenuto presente sicuramente l'impatto sul settore agroalimentare, perché la Russia insieme all'Ucraina sono fra i maggiori fornitori a livello mondiale di cereali, fra grano, mais e quant'altro, e quindi c'è anche da aspettarsi un incremento del prezzo del pane e di tutte le altre, gli altri prodotti che vengono, che derivano dai cereali. E poi, per ultimo, sicuramente c'è il tema della finanza, innanzitutto, lo stiamo vedendo, cioè in questo momento forse il secondo settore che sta vivendo i maggiori impatti è proprio il tema della finanza, con la chiusura della borsa di Mosca, con la perdita di valore di molti asset russi per effetto delle sanzioni. E quindi il tema delle banche, ci sono molte banche russe che sono sull'orlo del fallimento addirittura, quindi il tema della finanza è un altro dei temi che sicuramente avrà un impatto derivante sia dalla guerra sia dalle sanzioni che in questo momento i paesi occidentali stanno compattamente impartendo appunto alla Russia. E per ultimo poi abbiamo il settore delle nuove tecnologie, dell'elettronica, perché noi sappiamo che i russi e gli ucraini sono dei fornitori di gas, soprattutto, che servono anche per la produzione di elementi della microelettronica, e quindi chiaramente questo comporterà anche degli effetti su questo settore. Quindi, ripeto, questi sono gli effetti a breve termine, cioè quelli che in questo momento si possono in qualche modo prevedere con un sufficiente grado di certezza. Su quello che accadrà per effetto poi degli impatti che questi settori hanno sugli altri settori, per esempio immagino il turismo sarà un altro settore che, se il conflitto prosegue, subirà degli impatti per effetto di questo, dell'incremento del costo dell'energia, per effetto per esempio del fatto che i russi non potranno spostarsi nelle nostre città, un effetto complessivo che poi si potrebbe misurare in termini di PIL dei diversi paesi. La parte fondamentale che abbiamo capito andrà a soffrire sarà sicuramente il settore dell'energia. Al momento l'Italia, come avete sentito dal professore e come tra l'altro abbiamo anche ascoltato in live con l'intervista a Matteo Galloni, c'è un problema dove c'è una certa dipendenza dell'energia, e ovviamente nel momento in cui questa energia va ad aumentare il suo costo, automaticamente porta dietro una serie di cose. Essenzialmente, se prima per produrre questo oggetto, questo banchetto di RAM, impiegavo tot energia e quindi tot prezzo, e adesso il prezzo è maggiorato, quella maggiorazione si ricade direttamente sulla RAM. Ma allo stesso modo questa cosa può succedere nel creare anche delle problematiche a livello di trasporti e logistica, perché comunque sia il mondo oggi è talmente globalizzato, talmente unito, che ovviamente tirar fuori completamente un partner economico di punto in bianco crea comunque un danno anche a quel livello. A questo punto ho iniziato a concentrarmi un pochettino su, diciamo, le conseguenze di questo conflitto, e quindi sono andato un pochettino a sviscerare quali potevano essere le conseguenze delle sanzioni che l'Europa ha apportato nei confronti della Russia, a partire appunto dal
dal blocco dell'esportazione tecnologica. Sappiamo comunque che la Russia è partner tecnologico non indifferente e quindi ho voluto fare proprio questa domanda. A proposito di tecnologia, sì, una delle sanzioni riguarda l'esclusione della Russia da tutte le nuove tecnologie. Sì. La Russia da sempre è stata innanzitutto promotrice di nuove tecnologie, al di là delle conquiste spaziali, ma soprattutto ultimamente anche in campo software. Per esempio molti antivirus, la maggior parte dei software, servizi di internet providing provengono dalla Russia. Il fatto di escluderli dalle nuove tecnologie può creare un danno al mercato, può creare un danno a livello di progresso e soprattutto c'è qualcuno che può andare a sostituirli in questo ambito? Allora, innanzitutto va detto che per quanto riguarda le nuove tecnologie, molte delle cose che lei ha detto costituiscono i cosiddetti beni a duplice uso. Cioè, cosa sono i beni a duplice uso? Sono quei beni che vengono utilizzati prevalentemente in ambito militare, ma il cui utilizzo può essere poi esteso anche agli altri settori e quindi anche al tema dei settori di natura commerciale. E quindi un blocco all'esportazione dei beni di duplice uso chiaramente non solo ha un impatto sui beni militari, ma poi ha un impatto anche su tutte le altre tipologie di beni che invece hanno natura commerciale. Quindi è evidente che questo tipo di sanzioni ha sicuramente un impatto sul settore delle nuove tecnologie, sul settore dei software. La Russia è un importatore di beni ad alta tecnologia, soprattutto dagli Stati Uniti, quindi è evidente che da una parte la Russia non potrà più realizzare queste tipologie di beni utilizzando le risorse provenienti dai paesi occidentali. Dall'altra parte la Russia probabilmente non potrà più vendere il gas, il palladio, il neon, per esempio, sono due tipologie di gas che servono per la realizzazione dei semiconduttori e quindi anche l'effetto riguarderà poi i paesi occidentali. Tutto, c'è poi un tema molto più di tipo più generale che riguarda chi potrebbe sostituire i paesi occidentali nella fornitura di queste nuove tecnologie alla Russia. Chiaramente, da questo punto di vista, il partner che a tutti viene in mente è la Cina. In questo momento la Cina non è un paese che ha una grande autosufficienza dal punto di vista della produzione di beni ad alta tecnologia. Anche la Cina dipende molto dagli altri paesi occidentali. In Cina è stato fatto un programma molto ambizioso che si chiama Made in China 2025, in base al quale il governo cinese si è posto l'obiettivo di riuscire ad essere autosufficiente dal punto di vista dei beni appunto ad alta tecnologia per il 70%. È molto probabile che questa guerra porti ad un'accelerazione di questo programma e quindi è molto probabile che i cinesi, diciamo, incentiveranno la produzione di queste particolari tipologie di beni. Anche se dobbiamo dire che la Cina in questo momento, diciamo, non si è posta in modo particolarmente favorevole alla Russia come ci si poteva attendere. Quindi il fatto che diciamo, la Cina possa supplire alle carenze di fornitura provenienti dal mondo occidentale in questo momento non è un fatto così certo come forse ci si poteva aspettare all'inizio del conflitto e forse come lo stesso Putin forse si attendeva. In questo momento sembra che la Cina stia facendo il minimo indispensabile per conservare buoni rapporti commerciali con la Russia, ma certamente non si sta dimostrando particolarmente attiva. Quindi sicuramente sul piano commerciale la Cina ha tutta la convenienza a cercare di sviluppare le proprie tecnologie per poter essere un fornitore affidabile della Russia, ma quanto poi questo sia dal punto di vista politico un punto strategico per la Cina, questo è tutto da verificare. Certamente è presumibile che la Cina possa essere il soggetto che in qualche modo possa supplire a quello che non verrà
dai russi. Paesi occidentali. Allora, come capite, c'è una duplice problematica. La prima è cercare di capire cosa comporta il blocco ed effettivamente quando tirar fuori un partner da un determinato tipo di mercato ne fa diminuire sicuramente il progresso, oltre che ovviamente far aumentare i prezzi, ma soprattutto si va a parlare del fatto che se non possiamo acquistare queste cose dai russi e se i russi non possono produrre tali prodotti, che siano software, hardware, eccetera, qualcun altro ci dovrà pensare, quindi chi andrà in sostituzione di questo mercato. Ed ovviamente, come anche dice il professore, il primo paese al mondo che ci viene in mente è sicuramente la Cina, che comunque non è un paese che non è esente da problemi. Molto spesso forse noi abbiamo anche un pochettino troppo idealizzato questo mondo Cina, questa macchina industriale perfetta, che in realtà comunque al suo interno ha delle problematiche, che tra l'altro una di queste è appunto quella dell'indipendenza tramite la produzione di tecnologia ad alto livello, che vuole raggiungere nei prossimi 3 anni, e diciamo le realtà odierne potrebbero accelerare questo processo. E la problematica principale parte proprio da questo, ovvero se noi ci siamo affidati fino adesso ad un partner che avevamo definito affidabile da questo punto di vista, la verità è molto semplice. Siccome diciamo siamo sicuramente più vicini all'Occidente che l'Oriente, i rapporti tra Cina e Russia, se dovessero andare sempre più in una direzione comune, potrebbero in qualche modo danneggiare il mercato occidentale oppure no? Abbiamo le ultime 3 domande, di cui una è bonus. Allora, a questa qui ha praticamente risposto, praticamente se i rapporti con Cina e Russia potrebbero in qualche modo influire il mercato occidentale, cioè se dovessero stringere ancora di più i rapporti, ci troveremmo nella situazione in cui anche la Cina non è più un partner affidabile? Allora, è chiaro che questa è una domanda più di geopolitica che economica. Di economia. Certamente il fatto che la Russia possa essere attratta dalla Cina come sfera di influenza per noi europei non è un fatto positivo, e credo che non sia un fatto positivo per tutto l'Occidente. Cioè questa unione, per certi aspetti anche innaturale, fra Cina e Russia non avrà effetti positivi per quanto ci riguarda, anche dal punto di vista commerciale, perché chiaramente se il principale fornitore della Russia dovesse diventare la Cina e dovesse quindi non fossero più gli Stati Uniti e non fosse più l'Europa, certamente per noi questo avrebbe delle conseguenze dal punto di vista anche economico e finanziario. Come vedete, effettivamente il mondo, che è strettamente correlato, nel momento in cui cambia gli equilibri, anche diciamo se da una parte totalmente opposta al mondo, Dio, non è che l'Ucraina e la Cina siano proprio gli opposti, però effettivamente come un battito d'ali di farfalle da una parte genera un tornado da un'altra, effettivamente ci potremmo trovare la situazione in cui la Cina riesca ovviamente a recuperare lo svantaggio che aveva avuto fino in questo momento e diventare effettivamente un competitor oltre che partner dei paesi occidentali, e questa cosa ovviamente potrebbe portare ad una fluttuazione di prezzi probabilmente verso l'alto, perché giustamente magari a quel punto sarebbero un pochettino più portati a fare cose per loro, ecco, anche se al momento loro comunque, come ci spiega anche il professore, non possono prescindere dai soldi dell'Occidente. A questo punto mi sono concentrato su quella che è stata, diciamo, la più grande sanzione, la più pesante, quella che tutti quanti definiscono la prima vera bomba nucleare, ma economica. Si è parlato tanto di guerra nucleare, sì. della possibilità di una battaglia nucleare, anche se alla fine i primi forse a sganciare una vera bomba nucleare è stato l'incidente con l'esclusione dallo SWIFT, la cosiddetta bomba nucleare economica. Sì. Questa cosa che effetto può avere sul rialzo dei prezzi a livello globale? Allora, questa è una tipica domanda a cui è molto difficile dare una risposta. Anche qui noi dobbiamo partire dagli effetti a breve periodo. Intanto, che cos'è lo SWIFT? Lo SWIFT ormai lo sappiamo tutti, è un sistema di pagamento che consente di trasferire denaro dall'Europa, dal mondo occidentale alla Russia, attraverso un meccanismo di garanzie che appunto consentono questa tipologia di pagamenti. Intanto c'è da dire che esistono anche dei modelli alternativi allo SWIFT, cioè, e la Russia sta cominciando, li aveva per la verità già iniziati a sperimentare, e sembra che adesso chiaramente questi strumenti alternativi verranno ovviamente potenziati. Quindi bisogna capire intanto
quanto la Russia sarà in grado di ricevere denaro attraverso canali alternativi rispetto allo SWIFT. Poi, il tema dello SWIFT è un tema molto complesso, perché certamente un effetto immediato sarà quello di ridurre il valore delle banche russe. Infatti, questo lo stiamo già vivendo, stiamo vedendo come molti dei colossi finanziari russi stiano, dal punto di vista del valore delle azioni, si stiano fortemente ridimensionando. Si parla di perdite di valore delle azioni per circa il 40%, insomma, del banco. Per molte banche addirittura si potrebbe parlare addirittura di fallimento. Quindi è chiaro che nell'immediato l'impatto che la chiusura dello SWIFT per quanto riguarda la Russia avrà un effetto soprattutto sul sistema bancario russo. È chiaro però che questo potrebbe avere un effetto anche di ritorno sui paesi occidentali, anche perché attraverso lo SWIFT, per esempio, l'Italia ad esempio acquista il gas. Allora, quindi, qual è il tema? In questo momento chiaramente la sanzione è una sanzione mirata, cioè si dice estromettiamo le banche che non riguardano il settore dell'energia, mentre manteniamo all'interno dello SWIFT le banche che facilitano i pagamenti per quanto riguarda l'acquisto di energia. È chiaro però che se il conflitto dovesse perdurare, io immagino che una delle sanzioni, una delle controsanzioni che farà la Russia sarà quello di limitare la fornitura di gas. Quindi chiaramente a quel punto l'impatto per noi di questa controsanzione potrebbe essere un impatto importante. Certamente allo stato attuale noi cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che l'inizio del conflitto ha portato sicuramente a una riduzione del valore degli asset bancari russi, sicuramente alla riduzione del prezzo degli indici di borsa della maggior parte delle borse occidentali. Quella di Mosca ovviamente è già chiusa, perché la riapertura avrebbe portato a un crollo dei valori di tutte le società che sono quotate in quella borsa. Quindi vediamo che gli effetti non sono solamente sui russi, ma sono anche sugli altri paesi del mondo. Quindi calcolare con precisione quali potrebbero essere gli effetti di questo shock finanziario sull'economia reale di tutti i paesi, compresa la Russia, è chiaramente molto 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 complesso. C'è da aspettarsi però che questo abbia un impatto, ma questo è il costo di una guerra, non si può pensare che vivere in un momento di guerra, soprattutto una guerra così ampia, di questa portata, senza dover subire un sacrificio. Lo sanno i russi e probabilmente lo dobbiamo sapere anche noi. Questa qui è forse la risposta che più mi ha stupito, ovviamente non la parte del è impossibile prevedere quello che succederà nel futuro perché nessuno ha la sfera di cristallo, però effettivamente ci dà una grossa visione sul famoso detto fatta la regola trovata l'inganno. Sì, sicuramente l'esclusione dello SWIFT della Russia andrà a creare un terremoto economico di cui tutti quanti ne pagheremo il prezzo, dice anche il professore, lo sanno i russi e dobbiamo apprenderlo anche noi, perché la guerra e i conflitti bellici creano delle instabilità, la borsa russa avete visto come va, e ovviamente per quando molte tematiche sembrano lontane a noi andiamo a scontare tali aumenti sia su tematiche così importanti ma anche letteralmente sul prezzo di queste cuffie, che potrebbe aumentare da un momento all'altro a seconda anche dei vari metodi di pagamento e giri di pagamento che si fa. Ovviamente la cosa che però mi ha lasciato più stupito è come effettivamente si sia già pronti a trovare soluzioni alternative a questa cosa, anche se nell'immediato lo shock economico è talmente alto da portare al fallimento addirittura alcune banche. E il fatto che delle banche russe possano fallire, al di là ovviamente delle idee politiche, ricordiamo comunque che le banche è dove le aziende mettono i loro soldi. Se questi soldi vengono a mancare, le aziende per recuperare questi soldi devono necessariamente alzare i prezzi. A questo punto però, parlando di borsa e tornando a un argomento che tra l'altro su questo canale abbiamo imparato a trattare, abbiamo imparato a conoscere, ho fatto anche una domanda che una risposta concreta da un professore di economia direi che è il caso comunque di ascoltarla molto bene.
Ultima domanda, questa qui è la domanda bonus. Lei appunto ha detto la borsa di Mosca è chiusa da 2 giorni, si prevede un crollo, cioè mentre tutte le borse scendevano c'è un'altra borsa alternativa che ieri faceva registrare un più 15%. Parliamo di Bitcoin, Ethereum, sì, e criptomonete. Sì. Può essere la strada per i russi per mantenersi a galla? Sì, perché molti dicono che i russi potrebbero pagare per l'acquisto di tutti i beni di cui necessitano proprio facendo ricorso alle criptovalute. Ora, è chiaro che le criptovalute, essendo diciamo delle valute che sfuggono al controllo dei paesi occidentali, perché sono delle valute che in realtà sono emesse a livello virtuale da dei soggetti di natura privata, è chiaro che possono tranquillamente, diciamo, possono essere utilizzati come canali, come strumenti alternativi di pagamento. Il tema però è che proprio perché sono dei soggetti privati bisogna anche comprenderne l'affidabilità, perché chiaramente un privato ha tutto l'interesse a che la propria moneta venga utilizzata finché questa moneta si apprezza. Poi se ci dovessero essere delle motivazioni per cui questa moneta perde di valore, chiaramente questo potrebbe essere anche un elemento in qualche modo a sfavore dell'utilizzo di questa tecnologia. Quindi è evidente che anche l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi, soprattutto strumenti di pagamento che non hanno, diciamo, dietro le spalle un paese di emissione oppure insomma un sistema di pagamenti che è consolidato, chiaramente è molto rischioso. Io non credo che Putin potesse, cioè nel momento in cui ha iniziato questo conflitto, pensasse di poter utilizzare in via assoluta le criptovalute. Potrebbero essere sicuramente uno strumento alternativo, ma bisogna sempre tenere presente che sono strumenti emessi da privati e quindi i privati potrebbero a un certo punto decidere di fare l'embargo, come è successo per Anonymous, no? A un certo punto Anonymous ha detto, dice no, io non accetto che la Russia possa essere un paese invasore nei confronti dell'Ucraina e decido di appoggiare con tutti i miei hacker a disposizione l'embargo alla Russia. E immaginiamo se appunto la Russia pensasse di utilizzare una criptovaluta emessa dai soggetti che conosciamo e questi a un certo punto decidessero di per esempio di fare l'embargo alla Russia. Allora a quel punto lo strumento potrebbe diventare non utilizzabile. Allora io credo che sicuramente questa guerra potrebbe avere come effetto quello di rendere le criptovalute più utilizzabili, più conosciute almeno a livello mondiale, ma io non sono convinto che i russi facciano affidamento esclusivamente su questa tipologia di strumento. Penso forse più realisticamente che possano magari utilizzare dei canali alternativi rispetto allo SWIFT, che già esistono, sono chiaramente un po' meno efficienti dello SWIFT, ma sicuramente questi potrebbero essere migliorati in tempi brevi. Come vediamo, effettivamente potrebbe esserci un ricorso alle criptomonete per eventuali pagamenti o per eventuali, diciamo, accordi tra privati, ma comunque insomma gestire un commercio privato è differente da gestire un commercio statale. Sicuramente mettere l'economia in mano a dei soggetti effettivamente privati, perché la decentralizzazione vuol dire essenzialmente che la moneta è di tutti e quindi insomma tutti sono privati, nessuno è lo Stato quando si parla di queste cose, potrebbe effettivamente creare delle problematiche e sicuramente, per quanto magari potrebbe sopportare parte dello shock, sicuramente non è la strategia a lungo termine di russi o altre persone che sono colpite dalle sanzioni. L'ultima è a questo punto la domanda più importante di tutte, almeno per ciò che riguarda questo canale. E penso che si commenti da sola. Prima di salutarci, un'ultima domanda a bruciapelo. Sì. Se lei oggi dovesse acquistare un qualsiasi bene tecnologico, computer, televisioni, smartphone, acquisterebbe oggi o aspetterebbe? Beh, certamente se io avessi disponibilità economiche li acquisterei subito. Cioè, perché? Ma questo è un tema che mi sto ponendo anche con il mio laboratorio per quanto riguarda l'acquisto delle forniture per poter entrare nel metaverso, no? Che adesso è un settore di cui molto si parla, su cui
si dice che ci possano essere degli sviluppi in termini di modelli di business, eccetera. E quindi noi come laboratorio stavamo pensando di acquistare le attrezzature per poter entrare in questa nuova realtà virtuale. E quindi stavamo pensando di acquistarle subito, perché probabilmente fra qualche tempo questo tipo di tecnologia avrà un costo superiore. Quindi, ancora una volta, non abbiamo la palla di vetro e quindi non sappiamo quale possa essere l'impatto definitivo. È vero che, per esempio, ho letto che questo impatto potrebbe essere maggiore sulle piccole realtà, mentre potrebbe essere il livello meno importante sulle realtà di più grande dimensione. Però, certamente, ripeto, l'economia è talmente interconnessa che un effetto sulle piccole potrebbe ripercuotersi anche sulle grandi. E quindi è presumibile immaginarsi che il combinato, diciamo, l'effetto combinato di tutta una serie di eventi, tra cui l'impossibilità per la Russia e l'Ucraina di esportare, ricordiamoci gli effetti del Covid che hanno obbligato molte delle imprese a rimanere chiuse per circa 2 anni, quindi le fabbriche di semiconduttori sono state per molti aspetti chiuse per tanto tempo, ed era uno dei motivi per cui il tema del costo delle nuove tecnologie si era posto ancora prima della guerra. Cioè, noi stavamo sperimentando un incremento dei beni legati appunto a queste tipologie di tecnologie già prima della guerra, quindi è presumibile che questo comporterà un'accelerazione, un aumento dei prezzi, e quindi se la domanda è sarebbe meglio comprare adesso o fra un po', diciamo, la risposta è quasi obbligata, sarebbe meglio comprare subito, compatibilmente con le proprie esigenze e con le proprie disponibilità finanziarie. La risposta quindi è alquanto scontata. Non ci aspettano mesi facili. Ovviamente nessuno ha la palla di vetro ed è impossibile sapere esattamente quale settore andrà ad aumentare e quale ovviamente a diminuire. Ovviamente correre in allarmismi nel andare a comprare, come ci spiega anche il professore, deve essere fatto basandosi ovviamente sulla propria condizione finanziaria ed economica. Lui, il professore, porta proprio se stesso come primo caso. Ho bisogno di tali strumenti per lavorare, conoscendo la situazione andrei ad acquistarli subito. Ovviamente se non c'è questa stretta necessità, e visto che tra l'altro ci troviamo in una situazione dove andranno a aumentare molte altre cose, cerchiamo anche comunque di spostare le nostre finanze in ambiti un pochettino più seri. Perfetto, professore, la ringrazio, è stato gentilissimo e disponibilissimo, soprattutto credo che ci abbia fatto una spiegazione anche molto più ampia di quello che mi aspettavo, e di questa ringrazio. Spero di avere di nuovo l'occasione comunque di poterla interrogare. Ma noi siamo a disposizione, qualsiasi cosa, qualsiasi esigenza insomma dovesse venire dal mondo dei media, eccetera, anche nuovi media soprattutto. Da noi è sempre guardata con grande rispetto e soprattutto con grande disponibilità. Perfetto, la ringrazio e le auguro buona giornata e buon lavoro. Detto questo, ragazzi, spero di avervi portato un contenuto interessante, spero che vi sia piaciuta questa esperienza, spero soprattutto di poter fare di nuovo qualcosa di simile. Per me è stato davvero un piacere, anche in certo modo un onore, pormi per una volta in ambiti un pochettino più seri e parlare di argomenti un pochettino più delicati, per dare una risposta a una domanda che sembra sciocca, ma che vediamo comunque dietro si porta tante tante perplessità, tante tante preoccupazioni, che speriamo ben presto comunque di dimenticare. Niente, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video, ma lo facciamo un po' più leggero di così. Ciao!